San Benedetto del Tronto, la lunga attesa è terminata. Dopo un'estate torrida, caratterizzata da ricorsi, controricorsi e continui rinvii sulla data d'inizio, torna in campo la Serie C posticipate a martedì ore 20:30 Pordenone Fano e Triestina Vis Pesaro. Tra le marchigiane c'è attesa per il debutto della Samb che affronta oggi ore 16:30, a Riviera delle Palme il Renate allenato dall'ex Fano Brevi. Dopo le qualificazioni ai play-off delle ultime due stagioni, i rossoblù provano ad alzare l'asticella affidandosi a un tecnico affamato di vittorie come Giuseppe Maggi e alle potenzialità di una rosa in gran parte rinnovata. Per la prima di campionato il tecnico pesarese dovrà rinunciare a Ilari e Biondi, fermati dalle squalifiche ereditate dalla scorsa stagione, oltre a Brunetti e Panaioli, fermati da guai fisici. In porta giocherà Sala, mentre la linea 4 difensiva sarà composta da Rapisarda, Zaffagnini, Miceli e Cecchini. A centrocampo il regista sarà la promessa Bove, con capitan futuro Gelonese e signori interni, mentre Russotto e Calderini supporteranno la punta centrale Stanco. Punto l'unico precedente tra San Berenata è recentissimo e risale al 4 marzo 2018 e i rossoblù si imposero 2-0 sotto la pioggia battente e su un terreno ai limiti della praticabilità con i sigilli di Stanco ed Esposito. Samb, Renate 0-2 avvio di gara equilibrato al Riviera con la Samb che cerca di rendersi pericolosa senza però creare occasioni da gol nitide. Il Renate è squadra solida, lo dimostra subito, contiene bene e poi riparte riuscendo al 29 a passare in vantaggio grazie a Gomez che di testa sfrutta alla grande un cross con il contagiri di Simonetti. Gelato il Riviera non riesce a reagire la formazione di Maggi, manovra lenta e prevedibile con il Renate che invece lascia ancora il segno al 42 con Piscopo che gonfia per la seconda volta la resta rossoblu. Partita tutta in salite per i rossoblu che nella ripresa provano a riaprire la partita senza però trovare mai il guizzo giusto. Poche idee la Samb, grande compattezza in Renato e così la nuova stagione inizia nel peggiore dei modi per l'11 del patron Fedeli. Copyright 3 produzione riservata. We'll be right back.